Passiamo all'ultimo intervento del dottor Gianni Pampurini, è un intervento online. Gianni Pampurini è Sentite. dell'Osservatorio dell'Ambro e fa un intervento ricordandoci l'esperienza del progetto. Prego, Va Pampurini, bene, prego. condivido lo schermo intanto. Certamente. Ecco. Perfetto. Allora, voglio prima di tutto ringraziare. Buonasera a tutti e voglio ringraziare gli amici qui del Comitato Seveso che ci hanno invitato a parlare e a raccontare un po' la nostra esperienza che abbiamo portato avanti con il Lambro. Diciamo che l'Osservatorio per il Paesaggio Fiume Lambro Lucente, un nome lungo che abbiamo abbreviato in Osservatorio Lambro, nasce ufficialmente nel 2019, però di fatto si avvale un po' di un'esperienza di 30-35 anni di un'altra associazione che è il Gremio, che ha operato in tutte le tematiche ambientali, compresa quella delle acque. Nel 2015, dopo aver fatto 30 anni di attività, il Gremio decide di fare una pubblicazione per chiudere un po' tutto il suo periodo, anche perché eravamo un po' tutti quanti, diciamo, un po' datati e quindi a un certo punto le forze erano mancate, per cui abbiamo pensato che sarebbe stato opportuno mettere a disposizione le poche forze rimaste attraverso una serie di condivisioni che pensavamo di fare proprio sul discorso dell'acqua. E a questo punto abbiamo varato un progetto che abbiamo chiamato Fil Bleu, che semplicemente si trattava di un discorso legato all'est di Milano, in cui pensavamo di collegare un po' tutti i parchi, tutte le zone verdi attraverso quello che poteva essere un asse portante, che era anche un po' l'anello di congiunzione, che era poi il fiume Lambro. L'abbiamo presentato il 21 giugno e successivamente abbiamo incominciato a lavorare, anche avvalendoci un po' di un'esperienza pregressa che abbiamo fatto proprio lì nella Valle dei Monaci, nella zona depuratore di Milano, insomma Vettabbia, di condivisione con molte altre associazioni, per cui abbiamo visto che il modello operativo era interessante, funzionante, e quindi abbiamo pensato di poterlo applicare in un ambito un po' più allargato. Semplicemente nei 2 anni successivi siamo andati alla ricerca di tutti i gruppi che poi operavano nella fascia dell'Ambro milanese. E attraverso una serie di confronti, convegni e così via, siamo arrivati al 2017 a un convegno proprio denominato Progetto Fil Bleu tra sogni e realtà, in cui è nata un po' l'idea dell'osservatorio, che è stata poi portata avanti nel 2018 con diciamo ancora un osservatorio non fatto, ma già operante, proprio per metterci un po' a confronto per vedere come si poteva operare. Ecco. Poi dopo il 9 febbraio abbiamo visto che c'è stata quindi questa inaugurazione ufficiale al depuratore di Milano. E chi sono i soci? I soci dell'osservatorio attualmente sono 58-59. Si tratta di persone fisiche, tutte diciamo di provata competenza, perché sono tutte persone che hanno già operato, lavorato in ambiti tecnici nel passato, e poi tutta una serie di organizzazioni che possono sono associazioni, cooperative, aziende. Abbiamo addirittura 3 municipi di Milano all'interno dell'associazione e alcune aziende. Il punto di forza però di questo osservatorio, noi l'abbiamo cercato di concentrare nel comitato scientifico, che è appunto suddiviso in 3 gruppi di lavoro: uno acqua e territorio, l'altro percorsi e infrastrutture e l'altro cultura e comunicazione. Qui all'interno dei gruppi i volontari portano il loro contributo e se ne parla, diventa un contenitore, diciamo, di elaborazione anche di progetti e di idee. Infatti un po' di progetti li abbiamo già varati, già portati avanti, sono in corso e adesso brevemente li tratteggerò perché il tempo a disposizione ovviamente non è molto.
il patto di collaborazione con il Comune di Milano. Abbiamo fatto un patto, sottoscritto un patto di collaborazione con il Comune di Milano per la salvaguardia e la valorizzazione del tratto cittadino del fiume Lambro e della Roggia Vettabbia e del territorio ad essi connesso. Questo patto è entrato, diciamo che operativamente è partito nel 2021, a gennaio-febbraio del 2021, anche se era stato poi siglato prima, e prevede tutta una serie di impegni da parte del nostro osservatorio e altrettanti impegni da parte del Comune di Milano su una serie di attività di cui quella maggiormente, diciamo, coinvolgente è quella che poi descriveremo dopo, che è quella del monitoraggio civico. Abbiamo poi un'altra convenzione con l'Università di Milano Bicocca per l'aggiornamento di un database che era stato avviato dall'IRSA di Brugherio e era stato aggiornato fino al 2010. Questo aggiornamento del database si chiama SOLAD, Seveso, Olona e Lambro, e quindi la cosa è andata, poi dopo si è un po' fermata, ma è stata recentemente, quando abbiamo fatto l'osservatorio, abbiamo proposto anche attraverso il nostro socio di andare avanti su questo aggiornamento. Attualmente l'aggiornamento sta procedendo in collaborazione ovviamente sempre con l'IRSA e l'Università Bicocca e prevediamo che possa essere fatto entro la metà di quest'anno. Un altro stato di fatto del fiume per andare a rivelare le varie potenzialità di un utilizzo a fini della produzione di energia. Questo qui è stato fatto su necessità di un nostro socio e quindi l'abbiamo un po' anche cavalcato, se vogliamo. Quindi adesso abbiamo fatto una prima parte di questo studio che lo stiamo portando avanti, probabilmente andremo avanti anche su questo aspetto. C'è poi, ecco, qui a fianco di questi progetti io vi ho messo anche dei link a YouTube, perché per questi progetti qui abbiamo poi fatto anche dei brevi filmati che possono essere anche molto più illustrativi di quattro parole che posso fare io sinteticamente. Questo progetto Lambro Archeologico parte un po' dai ritrovamenti che sono stati fatti sul Lambro e attraverso una professoressa nostra socia l'abbiamo impostato per rivolgerlo alle scuole, alla fine di promuovere il paesaggio come elemento di contesto di vita delle popolazioni, insomma, per conoscerlo, insomma, maggiormente anche, quindi dovrebbe coinvolgere le scuole, sia gli insegnanti che i ragazzi. Il percorso Lambro Lucente è stato un po' il primo progetto che abbiamo varato ancora prima ancora di fare, diciamo, il patto di collaborazione con il Comune di Milano, perché è stato tracciato un percorso che fosse il più possibile vicino al Lambro attraverso la città di Milano, partente che coinvolgesse la Vettabbia e lo stesso tratto di Lambro. Difatti parte da Piazza Adriano Olivetti attraverso tutto un giro che poi potrete vedere anche nei filmati, arriva fino praticamente a Cascina Govia Rizzoli, grosso modo. È una pista ciclopedonabile che abbiamo tracciato e che percorre, diciamo in parallelo, percorre lo stesso, nella parte est di Milano, fa lo stesso percorso di quella che è il percorso Abbracciami della Circle Line di Milano. Questo percorso poi abbiamo cercato di estenderlo, siamo arrivati a tracciarne un'altra parte fino a Monza e una parte ulteriore l'abbiamo tracciata lo scorso anno tra il ponte di Via Fantoli, praticamente dal parco quello del Moloè, fino all'abbazia di Viboldone. Questo perché potrebbe essere interessante riconnettersi con quello che è il percorso dei monaci che poi va giù fino verso Oriolitta. Per la parte monitoraggio civico, noi sappiamo che per noi è uno strumento partecipativo a cui tiene anche parecchio il Comune di Milano, per poter coinvolgere i cittadini alla conoscenza del proprio territorio attraverso
una serie di rilievi che abbiamo cercato di fare, che adesso descriverò magari un po' più in dettaglio. Essenzialmente è quella che è una parte di quella che è conosciuta come la scienza dei cittadini, la citizen science, e in particolare si tratta appunto di attività scientifiche sviluppate proprio su iniziativa dei cittadini. Come l'abbiamo cercato di sviluppare noi questo monitoraggio civico? Abbiamo sviluppato in tre filoni essenziali. Uno che è la realizzazione di strumentazioni autocostruite, che poi dopo vedremo più in specifico. Un'altra è una serie di rilievi visivi e fotografici sulle sponde del fiume che avvengono attraverso delle schedature, attraverso delle immagini, attraverso delle vedendo appunto le latitudini e longitudini, insomma. E poi una serie di altri prelievi di campioni di acqua che abbiamo fatto e che sono stati fatti essenzialmente in collaborazione con Metropolitana Milanese, che è uno dei soci dell'osservatorio, e con gli studenti dell'Istituto Molinari, che abbiamo cercato di coinvolgere perché a noi sembra molto importante il coinvolgimento delle scuole. Adesso vediamo un po' in specifico la strumentazione autocostruita. Questi sono strumentini che abbiamo costruito e testato sia in campo che in laboratorio. Questi che vedete sono degli strumenti che misurano temperatura, pH e conducibilità, strumenti costruiti a basso costo e quindi a portata di tutti, che abbiamo cercato di portare diciamo all'attenzione, anche perché oltre il basso costo abbiamo visto che hanno anche una ottima risposta. Adesso, tra le altre cose, recentemente abbiamo fatto delle prove comparative con la strumentazione dell'Istituto Molinari e la strumentazione più scientifica, più diciamo più professionale di MM. Difatti, vedete, queste qui sono le prove che abbiamo fatto nei laboratori di Metropolitana Milanese e abbiamo visto una buona rispondenza tra gli strumenti nostri e la strumentazione ufficiale, la strumentazione professionale, per cui questi qui li utilizzeremo per fare una mappatura un po' più intensa. Dopodiché c'è l'altro discorso dei rilievi visivi e fotografici, in cui il corso del Lambro fra Ponte Lambro e Cascina Gobba è stato suddiviso in 12 parti di circa 600-700 fino a 800 metri di lunghezza l'una, e queste sponde del Lambro noi le stiamo cercando di monitorare facendoci essenzialmente delle passeggiate dove andiamo a rilevare latitudine, longitudine e tutto quello che vediamo sulle sponde lo fotografiamo e lo georeferenziamo. Quindi a questo punto qui noi abbiamo fatto una parte di queste 12 tratte, dovremmo farne altrettante, e questo qui sarà il lavoro di quest'anno, perché adesso stiamo varando un po' il programma nuovo. Dopodiché sono stati fatti anche dei campionamenti, dei prelievi e analisi di campioni, che sono state fatte su 5 punti, diciamo, di campionamento, che sono i vari ponti che si susseguono dal ponte di Valicata, ponte di Arombon, Corelli, Rubattino e ponte di Via Fantoli. Abbiamo prelevato questi campioni, parte di questi campioni sono stati poi sottoposti ad analisi e poi da parte di Metropolitana, e un altro campione è stato analizzato dai ragazzi dell'Istituto Molinari. Adesso tutto questo materiale è raccolto in 5-6 pubblicazioni che noi abbiamo consegnato al Comune di Milano e che ancora non sono state presentate ufficialmente, perché il Comune ci terrebbe a fare una presentazione congiunta, quindi noi siamo un po' bloccati, diciamo, dal poterle mettere in rete, perché ci hanno chiesto questo, ma penso che sia la questione sbloccabile entro poco tempo. Ora abbiamo già varato un programma, stiamo varando un programma per il 2022 un po' più definito, un po' più dettagliato e anche un po' più abbondante rispetto a quello dell'anno precedente.
Quindi procediamo. Noi, quello che noi interessa è esportare un po' questo messaggio in cui il cittadino diventa un cittadino che va a monitorare l'ambiente e seguito dalle scuole, che possono magari esserci di molto aiuto, e tanti altri gruppi di cittadini possono diventare anche loro degli citizen science e quindi andare a monitorare. Quindi questo è estensibile ovviamente anche al discorso del Seve, perché noi siamo partiti con l'Ambro, però tutti i fiumi vanno bene, insomma. Ecco, grazie Gianni per il tuo intervento. Grazie.